In tanti ancora mi chiedono del bonus SAR. Come già detto in tanti altri video, nella mia pagina iniziale c'è una playlist dove troverete tutto quello che vi serve. Ma in virtù del fatto che continuate a chiedere e ci sono nuovi iscritti, è doveroso da parte mia fare una rinfrescata di memoria e parliamo adesso del bonus SAR, di come funziona. Il bonus SAR è il bonus che prende questo nome perché SAR, sostegno al reddito, ed è destinato agli ex lavoratori in somministrazione rimasti disoccupati. Ecco i requisiti e le istruzioni di domanda. Dal 1 settembre, quindi già da ieri, è stata riaperta la procedura per l'inoltro delle domande per l'accesso al bonus SAR 2023, ossia sostegno al reddito erogato da Forma Temp ad alcune tipologie, ascoltate bene, alcune tipologie di disoccupati, che può arrivare fino a 1000 euro lordi. Che cos'è il bonus SAR? Il bonus SAR è un sussidio economico, una tantum, viene dato una volta una tantum, offerto da Forma.temp, ente bilaterale per la somministrazione di lavoro. La prestazione è riservata ai disoccupati. Tuttavia, l'accesso è limitato a una specifica categoria di professionisti. Vediamo insieme a chi spetta il bonus SAR. Il bonus SAR è destinato esclusivamente a chi ha lavorato con contratti di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato. Esistono requisiti specifici per poter fare richiesta, tra cui essere disoccupati con almeno 110 giorni di lavoro e in stato di disoccupazione da almeno 45 giorni negli ultimi 12 mesi dall'ultimo giorno di lavoro in somministrazione. 2. Essere disoccupati da non meno di 45 giorni, avendo terminato la procedura in mancanza di occasioni di lavoro MOL, come previsto dall'articolo 25 CCNL Agenzie per il Lavoro. 3. Essere disoccupati da almeno 45 giorni e 95 giorni di lavoro maturati o 360 ore lavorative per contratti part-time misti, verticali o con MOG negli ultimi 12 mesi dall'ultimo giorno di lavoro in somministrazione. Come calcolare i giorni lavorati? Per calcolare i giorni di lavoro maturati è necessario consultare la busta paga e cercare la voce data di cessazione. Per calcolare i giorni di lavoro in somministrazione maturati, bisogna sommare i valori più alti tra i giorni lavorati, i giorni retribuiti e i giorni INPS sempre presenti in busta paga. Vediamo insieme a quanto ammonta l'importo del bonus SAR 2023. L'importo del bonus SAR messo in campo da Forma Temp, riservato a una categoria di disoccupati dopo un periodo di lavoro in somministrazione a determinate condizioni, varia dai 780 ai 1000 euro lordi. Tale importo più basso destinato alla terza categoria sopra indicata di lavoratori, l'importo più alto alle prime due categorie. Ribadisco, l'importo più basso è destinato alle persone che sono disoccupate da almeno 45 giorni e 90 giorni di lavoro maturati o 360 ore lavorate per contratti part-time misti, verticali o con MOG negli ultimi 12 mesi, mentre per chi ha 110 giorni di lavoro ed è disoccupato da almeno 45
oppure per i disoccupati da non meno di 45 giorni perché hanno terminato il lavoro per mancanza di occasioni di lavoro MOL, va l'importo di 1.000 euro. Come richiedere tale bonus? La domanda per il bonus SAR 2023 può essere inviata telematicamente tramite il modulo presente sul sito forma.temp, previa registrazione sulla piattaforma FTWeb, F come Firenze, T come Torino, W E come Empoli, B come Bari, tra il 106esimo e 173esimo giorno successivo all'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. È necessario per fare la domanda presentare i seguenti documenti: codice fiscale o tessera sanitaria, copia delle buste paga che confermano le giornate in somministrazione, 110 o 90 giornate maturate negli ultimi 12 mesi. Busta paga dove si evince la data di cessazione lavorativa, estratto conto previdenziale INPS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione del lavoro, attestante i 45 giorni di disoccupazione. Eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità. In caso di dimissioni volontarie per giusta causa, documentazione INPS che attesta il riconoscimento NASPI. In alternativa, ci si può rivolgere agli sportelli sindacali di FELSA, CISL, NIDIL, CGIL e UIL Temp. Per ulteriori dettagli sono disponibili online le FAQ di Forma Temp sul bonus SAR 2023.